Aggredito e picchiato nel giardino della Villa Duino, la vittima del pestaggio è Simone Rossi, titolare del bar Walter di Trieste, ricoverato all'ospedale di Cattinara. In fuga con un SUV tra le cali di Muggia, addirittura sugli scalini in direzione Castello, fermati due romeni dai carabinieri, il sindaco danni le case e agli impianti elettrici. O vince Meloni o noi facciamo il 10% e allora torna Draghi, così il leader di Italia Viva Matteo Renzi oggi a Trieste nel corso del suo tour elettorale. Una storia semplice, Massimiliano Fedriga si mette a nudo nel suo libro raccontando aneddoti della sua vita da figlio, padre e governatore. Cittadinanza onoraria all'ex presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola. Trieste è un polo scientifico eccezionale, ma bisogna lavorare su collegamenti e infrastrutture. Storie di Ferriera, lavorarci è stata una scuola di vita, ha spiegato l'ex operaio e sindacalista Franco Palman. Domenica dalle 18.30 la diretta dell'abbattimento su Tele4. Voglio concretezza nella squadra e ambizione nella tifoseria, così il presidente della Triestina Giacomini. Il marchio preferirei averlo in casa. Buonasera e bentrovati telespettatori, una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato aggredito nella serata di ieri con un violento colpo alla testa che gli ha causato un forte trauma cranico. È accaduto attorno alle 21.30 nel giardino di un'abitazione nel comune di Duino Aurisina. Sul caso stanno indagando i carabinieri, il servizio di Marco Stabile. Aggredito e ferito nel giardino di casa. Non è ancora chiara la motivazione dell'aggressione subita ieri sera attorno alle 21.30 da Simone Rossi, gestore del bar Walter di via San Nicolò a Trieste. La dinamica dei fatti al vaglio dei carabinieri e del PM Maddalena Chergia è stata particolarmente cruenta. Il 44enne è stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto nel giardino della sua villa a Duino. Oltre al trauma cranico ha riportato varie lesioni, tra cui una frattura al braccio. A terra i militari avrebbero trovato anche il caricatore di una pistola. È dunque molto probabile che l'aggressore o gli aggressori fossero armati. La botta in testa è stata particolarmente forte e le urla disperate del malcapitato si sono sentite in tutto il vicinato, tanto da spingere immediatamente alcuni residenti ad allertare il 112. Nessuno però ha visto fuggire a piedi o in macchina il responsabile o l'eventuale banda. Una volta giunti sul posto, i carabinieri di Aurisina e i sanitari dell'ambulanza hanno trovato l'uomo in pessime condizioni, perdeva sangue dalla testa, farfugliava, non riusciva a parlare in modo normale e a spiegare cosa fosse effettivamente successo. Rossi è stato sedato e ricoverato all'ospedale di Cattinara in attesa che possa fare luce o meno sulle reali motivazioni dell'accaduto. Non è la prima volta che si vede protagonista a suo malgrado di un episodio del genere. Il 28 giugno era stato vittima di un'altra rapina nelle vicinanze della sua abitazione quando un uomo con la pistola in pugno gli intimò di consegnargli il Rolex. Ne nacque una colluttazione durante la quale partì un colpo, poi il bandito si diede alla fuga. Rimaniamo sempre a Duino Aurisina, un incidente ieri attorno alle 21, ieri giovedì sera, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Aurisina lungo la strada regionale 14 a Borgo San Mauro, nel comune di Duino Aurisina, un Apollo si è scontrata con un Opel Astra che ha finito la sua corsa contro la segnaletica del Sulaiuola, incolumi gli occupanti di entrambe le auto, dei giovani ventenni a bordo dell'Apollo e marito e moglie di Trieste a bordo dell'Astra. Le persone sono state soccorse sul posto da personale sanitario, arrivato in ambulanza sul posto per i rilievi dell'incidente la pattuglia dei carabinieri di Aurisina e una pattuglia dei carabinieri di Basovizza invece per gestire anche la viabilità. Una folle corsa di un SUV su per le calli di Muggia, danni a edifici e impianto elettrico, oltre al pericolo di poter investire le persone ai tavolini fuori dai locali. A bordo del mezzo fermato dai carabinieri ieri sera alle 22, due uomini romeni ubriachi, semplice bravata oppure scappavano da qualcosa. I dettagli nel servizio. Ieri verso le 22, provenendo da questa direzione, quindi da fuori Muggia, è arrivato un Touareg a tutta velocità, ha attraversato l'arco e ha preso la via Dante e andando a tutta velocità verso su, autoguidata da due rumeni che sembra fossero ubriachi. Una notte brava sotto l'effetto dell'alcol, oppure peggio, un motivo per scappare, prendendo una scelta folle, quella di entrare con il SUV tra le calli di Muggia e guidare all'impazzata, travolgendo tutto ciò che si incontra e soprattutto rischiando di investire tutte le persone che si trovavano a passeggio sedute ai tavolini dei locali alle 22. I danni commessi ieri sera dai due rumeni ubriachi sono evidenti, da quelli che hanno interessato i cavi elettrici, per i quali sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e l'azienda
elettrica per il ripristino a quelli delle abitazioni stesse. A subire danni maggiori è stata Calle Verdi, rimasta senza corrente elettrica per diverse ore. Danneggiati anche i portoni risalenti al 600. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Sono stati i carabinieri a fermare la folle corsa del SUV, portando via il conducente. Sul posto anche la Polizia di Stato. Hanno fatto delle manovre azzardatissime all'interno delle calli, hanno sgommato, sono andati fin sotto la scalinata che porta al castello, sono andati in retromarcia, hanno spaccato angoli delle case, quindi hanno fatto dei bei danni, e per cui adesso ovviamente stiamo vedendo come comune i danni che hanno fatto sia sulla strada, ma anche per quanto riguarda i privati, daremo anche comunicazione per far sì che i privati, se vogliono far querela per danneggiamenti, potranno farli anche attraverso dando comunicazione al comune. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati gli stessi residenti della zona, che hanno preso l'iniziativa e hanno formato una barriera per impedire che la fuga dei due romeni proseguisse in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Da testimonianze sono stati fermati anche dai cittadini di Muggia, si sono avvicinate una trentina di persone che li hanno fermati e hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Ci spostiamo a Sant'Orligo della Valle, un anziano è rimasto senza ossigeno a causa di un blackout provocato dal maltempo ed è stato salvato dalla SORES, struttura operativa regionale emergenza sanitaria della regione. L'allarme è stato lanciato ieri attorno alle 18:30, l'uomo necessita di assistenza giorno e notte a causa dell'assenza di energia elettrica, non era in grado di poter ricevere l'ossigeno, iniziando così ad avere difficoltà di respirazione. La SORES si è attivata nel trasporto di una bombola tramite un'ambulanza con infermiere giunti sul posto, i sanitari hanno valutato il paziente e hanno collegato la bombola di ossigeno al suo sistema di alimentazione salvavita per appunto salvare la persona anziana. L'impegno che ha visto appunto in prima linea i sanitari stessi ieri proprio per salvare la vita a una persona rimasta senza ossigeno a causa del blackout per maltempo. Vediamo le prossime immagini che si riferiscono al sito di Bagnoli, Varzila, perché è stato approvato il decreto aiuti terra, approvata la revoca dei benefici statali per le aziende che delocalizzano con il 40% di licenziamento dei dipendenti. Sono soddisfatto per le misure del decreto aiuti, parla il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, proprio sull'accoglimento delle sue proposte al decreto aiuti. Di fatto si tratta di un beneficio sui costi energetici del 30-40% e non sulla differenza. Positive anche le misure che prevedono prestiti garantiti a tassi molto agevolati per pagare le bollette. Questi anche altri dettagli sulle dell'equalizzazione, il ministro aggiunge, la modifica della norma in accordo col ministro Orlando e rifinita in CDM col presidente del Consiglio è un passo molto importante. Giorgetti si riferisce in particolare alla misura approvata che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione, che preveda quindi il 40% di licenziamenti dei dipendenti. In merito a questo interviene con una nota anche la DEM Deborah Serracchiani. Varzila dovrebbe rivalutare seriamente se proseguire un lungo e costoso braccio di ferro in cui dall'altra parte c'è anche adesso la legge. Le nuove norme antidelocalizzazione che il Partito Democratico ha sostenuto con determinazione, racconta Serracchiani, aiuteranno a contrastare l'atteggiamento arrogante di imprese che progettano di andarsene dopo aver fruito dei benefici. Varzila dovrebbe rivalutare seriamente se proseguire questo costoso braccio di ferro, tanto ora che dall'altra parte c'è la legge accanto a istituzioni, lavoratori e cittadini. O vince la Meloni oppure facciamo il 10% e torna Draghi. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in visita a Trieste a 9 giorni dal voto. Il senatore ha anche parlato di nucleare. Giusto investire in questo, a maggior ragione se lo abbiamo vicino a casa, riferendosi a Kersko. Io penso che questo paese avrebbe il diritto di avere un sistema in cui chi vince governa. Purtroppo non è così. Perché? Perché non è passata la riforma costituzionale. Io credo che ci siano solo due ipotesi. La prima è che vinca la destra e allora va al governo la Meloni. La seconda è che noi facciamo il 10% e allora al governo ci va Draghi. Non c'è altro. Quindi non ci sono strani inciuci. O governa la Meloni con la destra e noi saremo all'opposizione, o c'è un governo istituzionale con Mario Draghi, e questo però impone che al terzo polo, Azione, Italia Viva, arrivi almeno il 10%. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Trieste a 9 giorni dal voto. Tra i vari punti analizzati dal senatore, oltre alla necessità di avere una nuova legge elettorale, sono stati toccati temi vicini anche a Trieste, come la questione del nucleare, con in vista il raddoppio della centrale di Kersko in Slovenia. Il nucleare di nuova generazione è sicuro. L'esempio di Trieste
la dice lunga sulla assurdità di chi dice no al nucleare e se lo trova in Slovenia. O c'è una politica energetica europea o noi paghiamo le conseguenze di non avere il nucleare, ma ci becchiamo comunque i rischi essendo i vicini. Io penso che questo paese abbia bisogno di un gruppo dirigente che dica sì. È la stessa cosa che a Trieste ci ha portato a sbloccare il Porto Vecchio. C'è bisogno di una cultura che dica sì alle opere necessarie, che faccia realizzare i posti di lavoro anziché continuare a vivere di reddito di cittadinanza. Con le vostre tasse un pezzo del paese continua a prendere i soldi in modo non legato alla povertà, per la povertà tutti noi siamo disponibili a dare una mano, ma al desiderio di non lavorare, e questo è allucinante. Allora diamo un lavoro alle persone, non un sussidio. Se eletta porterò le istanze della città di Trieste all'attenzione del governo, così Nicole Matteoni, già assessore del comune di Trieste, candidata al Senato per Fratelli d'Italia durante la presentazione ufficiale della candidatura. Extra doganalità dei punti franchi, rigenerazione urbana dell'ex caserma di Via Rossetti, la gestione della rotta balcanica e la disparità di trattamento riguardo al valore massimo non tassabile del buono pasto tra dipendenti pubblici e privati. Sono le istanze illustrate da Fratelli d'Italia oggi in conferenza stampa per presentare la candidatura in Senato dell'assessore comunale Nicole Matteoni. Istanze per la città di Trieste che Matteoni, se eletta, porterà all'attenzione dei ministri competenti al governo di Roma. Ringrazio il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, i colleghi assessori per avermi portato avanti e per avermi mostrato queste importanti istanze che sono necessariamente da presentare a Roma e da affrontare sui tavoli ministeriali competenti. Io prendo appunto queste istanze e le porterò, se sarò eletta, come dicevo, ai tavoli competenti. È importante avere un collegamento stretto tra Trieste e Roma e io voglio farmi portavoce di tutte le istanze del nostro territorio. La rotta balcanica è stata per prima Giorgia Meloni a segnalarlo e denunciare che Trieste stava per diventare la Lampedusa del Nord già nel 2014. Questa battaglia noi la continueremo a portare avanti proprio perché se non c'è una direttiva nazionale efficace sulle politiche della sicurezza noi non riusciamo a gestire e a garantire la sicurezza sul territorio. Questa quindi è una cosa fondamentale. Ringrazio il capogruppo Claudio Giacomelli che ha portato avanti il tema dell'extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste, una battaglia che va anche portata avanti dal governo italiano nelle varie sedi europee competenti, e per appunto portare avanti questa battaglia io ci sono e assieme agli ministri competenti cercherò di portare questo beneficio ulteriore alla nostra economia cittadina. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è messo a nudo ieri sera a Ring raccontando aneddoti della sua vita privata contenuti nel suo libro Una storia semplice. Vediamo. Deve essere un libro che la gente che lo legge possa capire un po' più di me, quindi mi sembrava... Cosa voleva che sapessero di lei? No, vorrei che sapessero come sono, anche con le paure che ho, le indecisioni, come sono cresciuto così, perché ormai si cerca di vendere la politica, come fa politica deve essere la persona infallibile, la persona che ha le idee chiarissime, la persona che non sbaglia mai, che non è vero. Succede, io mi chiamo Massimiliano, appunto, perché intanto mio papà voleva tutti i nomi... con la M, infatti, suo fratello si chiama Marco, mio papà Maurizio, io Massimiliano. Ma poi perché appunto mio papà a quel tempo lavorava a Trieste, ma non pensavano di trasferirsi qua, ma qua c'era il castello di Massimiliano. E quindi mi hanno dato quel nome. E da piccolo mi spiegava mia mamma, no, perché mi chiamo Massimiliano? Sei nato a Verona, ma è stato concepito a Trieste, dove c'è il castello di Massimiliano. Quindi io chiunque incontrassi, dove sei nato? Sono nato a Verona, concepito a Trieste. Sapendo che lei non mangia pesce e vedendo sempre il fatto che ama molto la montagna, non sapevo che amasse così tanto il mare invece. Io proprio adoro il mare e devo dire, ma è vero, cioè, è una malattia. Io quando torno a Trieste, anche se c'è traffico ad altro, cerco sempre di fare la costiera, perché quando si apre la costiera vedo il mare e dico sono arrivato a casa. Ho cercato nel suo libro e c'è se aveva scritto di briciola. Cioè, sì. Il mio papà mi chiamava così. Sì. Mi ricordo, lui mi accompagnava, soprattutto i primi anni in cui andava a Roma, lui ci teneva, si svegliava come prestissimo la mattina perché proprio volevo molto presto, mi accompagnava lui in aeroporto.
e mi ricordo, cioè comunque ero parlamentare, se mi dice sono parlamentare, ma e lui era parlamentare, ciao briciola, ciao briciola. Fermati, perché va bene l'affetto, ma che vorrei mantenere un po' di dignità. Però insomma, ovviamente magari me lo dice ancora. Racconta tantissimo anche dell'amore per sua moglie. Abbiamo avuto anche alti e bassi, ci siamo lasciati, siamo tornati insieme e poi ci siamo sposati. Che c'è un segno però, no? Che lei ha, nel momento in cui vi siete lasciati, sul un figlio in arrivo, ah, sì, è vero? Sì, sì. E ci lasciamo per qualche mese, così. Quindi io non pensavo di tornare con lei, non pensavo niente. Un giorno sono in chiesa, stavo aspettando che iniziasse la messa, e mi viene in mente qualcosa di lucido che ricordavo bene dopo. Che tipo, quando ti sposi avrai un figlio. Io, cioè perché mi viene in mente sta roba? Il 12 agosto partiamo in viaggio di nozze, quindi 2 giorni dopo. E scoprite. Facciamo scalo ad Amsterdam, arriviamo dove facciamo il viaggio di nozze, e scopro che aspetta un bambino, che era Giacomo, che è il primo. E stasera, come ogni venerdì, torna Ring col vice direttore Ferdinando Avarino, i suoi ospiti dalle 21, Daniela Rossetti, Azione Italia Viva, Caterina Conti, Partito Democratico, Fabio Gentile, Forza Italia e Raffaella Regoli, Italexit. Poi alle 22 l'intervista a Franco Palman, storico lavoratore, operaio della Ferrera e anche sindacalista. Alle 22.10 invece ancora politica con altri ospiti, Paolo Corrado, Mastella, Noi di Centro Europeo, Pier Umberto Starace della lista Vita e Andrea Zoc di Italia Sovrana e Popolare. Ad agosto 2022 la stima definitiva dell'indice generale dei prezzi al consumo della città di Trieste ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto a luglio 2022 e dell'8,8% rispetto ad agosto 2021, lo rende noto l'ufficio statistica comunale. Bollette aumentate del 32,8% rispetto allo scorso anno. Non serviva il bollettino sui prezzi al consumo a Trieste per capire quello che stiamo vedendo nero su bianco da mesi in abitazioni private, aziende e amministrazioni pubbliche, ma il dato va ovviamente registrato. In un anno sono saliti anche i prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche, più 10,9%, trasporti più 10,5%, servizi ricettivi di ristorazione più 7,5%, mobili, articoli e servizi per la casa più 7,1%. In calo invece i valori alle voci comunicazione e istruzione. Quanto invece al raffronto mensile, ad agosto 2022 la stima definitiva dell'indice generale dei prezzi al consumo nella città di Trieste ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto a luglio. In un anno parliamo invece di un aumento pari all'8,8%. In un mese sono aumentate in particolare le voci abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili più 6,7%, prodotti alimentari e bevande analcoliche più 1,3% e ricreazione, spettacoli e cultura più 1,1%, in calo solo i trasporti del 2,9%. I dati sono stati diffusi dall'Ufficio Statistica Comunale. Ora la pausa pubblicitaria. L'ex presidente delle Generali Gabriele Galateri di Genola è stato insignito oggi della cittadinanza onoraria della città di Trieste. Il manager nel suo intervento ha parlato del ruolo della scienza per il capoluogo del legame fra il leone e la città. Il Comune di Trieste ha conferito la cittadinanza onoraria all'ex presidente delle Generali Gabriele Galateri di Genola. La seduta odierna del Consiglio Comunale era indirizzata esclusivamente a questo riconoscimento, per il quale erano presenti le massime autorità istituzionali e religiose. Galateri di Genola nel suo intervento ha toccato vari aspetti, soffermandosi principalmente sul ruolo della scienza, della ricerca e della tecnologia legata al capoluogo. L'ex presidente del Leone è difatti presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e sprona il ruolo di Trieste in questo campo. Ci sono gli uomini da una parte e dall'altra si conoscono, si stimano e io credo che la base per costruire qualche cosa che metta a fattor comune gli sforzi da una parte e dall'altra ci sia completamente. Trieste è partita adesso con questa iniziativa del data center prima dell'Istituto di Tecnologia di Genova perché comincia a mettere insieme realtà umane e finanziarie per sviluppare il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale. Genova è decisa e favorevole a partecipare come contributore a questa iniziativa, quindi Trieste ha veramente un'occasione straordinaria per impostare una leadership in questo settore.
Parlando del ruolo delle generali, più volte negli anni è ricorsa alla paura che il colosso assicurativo possa decidere di spostare altrove i suoi uffici. Su questo Galateri di Genola si sente di rassicurare la città, lanciando tuttavia un allarme legato all'isolamento infrastrutturale del capoluogo. Quello che mi ha sempre colpito è che mentre io sento a Milano in generale un grande rispetto, un grande apprezzamento per le persone che lavorano a Trieste, per le persone che arrivano a Trieste, il fatto di aver anche spostato questa attività di data science su Trieste ha delle ragioni specifiche, non per fare solo un piacere a Trieste. Bisogna che a Trieste si dia anche lei un po' una mossa, come si dice, e sia convinta che vuole questo, che merita questo, e quindi, come ho detto spesso, per esempio questo discorso delle infrastrutture va messo a posto, ci vuole un vero cambio di rotta, come verso, diciamo, la parte occidentale del paese si sono costruite infrastrutture da Milano a Torino ci vogliono 50 minuti, ora non può essere che da Milano a Trieste ci vogliono 4 ore, no? Quindi lì bisogna insistere, l'infrastruttura è base per qualunque tipo di sviluppo economico. Lavorare in ferriera è stata una scuola di vita, così Franco Palman, storico operaio sindacalista dello stabilimento, che ha parlato della storia dell'impianto a 2 giorni dalla demolizione, un evento che Tele4 trasmetterà domenica in diretta a partire dalle 18.30. La ferriera rappresenta un tassello fondamentale della storia industriale di Trieste. Che cosa rappresenta però per chi ci ha lavorato e ha raccolto il testimone da quegli anziani che lavoravano una volta praticamente con la fornace davanti agli occhi? Una parola sola, scuola di vita, perché io quando sono entrato nel 91 che ho avuto la fortuna di conoscere le maestranze che erano là già da 20-30 anni, a me mi hanno insegnato, ma come me, come i miei colleghi che quella volta avevano avuto la possibilità, è stato l'esodo più importante nel 91, no? Come cambiamento di personale, noi abbiamo avuto una scuola enorme, perché nella propria, tra virgolette, non vorrei farmi capire, non ignoranza di tipo scolastica, ma avevano una laurea su quello che riguardava la dignità, il senso del lavoro, il senso del stare insieme, il senso di essere capaci di lottare per acquisire i propri diritti. Insomma, erano persone che oggi non si trovano più. Una storia anche di sacrificio, perché ricordiamo che soprattutto in certi comparti faceva un caldo terribile, cioè era un lavoro duro in cui insomma, si metteva a disposizione quasi il proprio corpo. Ma io le faccio solamente, anzi ti faccio un esempio, che il fonditore negli anni 50 andava a fondere con i zoccoli di legno a 1500 gradi, insomma, dunque era tutta una tipologia di lavoro molto faticoso. Faccio un esempio: che le barche venivano scaricate a mano, nel senso che andavano dentro e scaricavano a mano le navi. Faccio un esempio che non c'erano le docce, non c'era la mensa. Queste persone arrivavano ogni giorno a lavorare e andavano a casa e dopo aver fatto le proprie ore di lavoro, e non erano otto ore, e questa era la vita dell'operaio della ferriera. Vederla battere, che effetto fa? Ma allora, noi abbiamo fatto tante lotte dal 94, che abbiamo fatto di tutto di più. Oggi si apre una strada nuova, ed era quella che ci interessava a noi, era quella di tutelare i posti di lavoro. Non ne abbiamo perso neanche uno. Voglio concretezza nella squadra e ambizione nella tifoseria, sono sicuro che faremo un buon campionato, parla Simone Giacomini, presidente della Triestina. Come ho detto il 2 e lo riconfermo anche adesso, noi siamo il nostro è un progetto, non è un one shot, quindi è un progetto. Cambiare 24 giocatori su 25 è qualcosa che non può farci subito alzare l'asticella, no, bisogna stare con i piedi per terra, bisogna costruire. Noi quello che vogliamo fare quest'anno è costruire qualcosa di importante per poi procedere. Il campionato è lungo, non si sa mai, però non ho mai detto sia al direttore che all'allenatore
che l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Rimango sull'idea che devi fare un buon campionato. Abbiamo alzato l'asticella perché il direttore è stato bravo a prendere dei giocatori, ma questo non ha cambiato i nostri piani, quindi ci vuole pazienza e ci vuole calma. Quindi ai tifosi ribadisco quello che ho detto l'altra volta, quello della festa è stato quello che voglio è l'ambizione, cioè dobbiamo, vedo leggo tanto, no? Anche i tifosi, cosa mi informo, vedo che hanno sempre questa tendenza ad essere un po' negativi perché le circostanze degli anni comunque hanno portato questo clima. Quello che io invece non voglio è quello, cioè voglio che si creda con i fatti, non con le parole e come stiamo facendo, al percorso che stiamo delineando e quindi quello io chiedo che pure i tifosi siano un po' più ambiziosi anche loro, non sempre disfattisti. Preferirei avere il marchio in casa che averlo fuori acquistandolo, logicamente so che i tifosi hanno fatto un esborso economico, ma credo che io che rappresento la società non possa non detenere un marchio della società. Capisco che loro hanno avuto un excursus non felice con le altre aziende, con le altre proprietà, però io sono nuovo, sto qui e vorrei averlo in casa perché ho comprato la Triestina e la Triestina ha il marchio. È tutto dal telegiornale di Tele4, ricordate stasera la puntata di Ring alle 21, buona serata.